Quando noi celebriamo la Messa, noi non facciamo una rappresentazione dell'ultima cena. No, non è una rappresentazione, è un'altra cosa. È proprio l'ultima cena. È proprio vivere un'altra volta la passione e la morte redentrice del Signore. È una teofania. Il Signore si fa presente sull'altare per essere offerto al Padre per la salvezza del mondo. Noi sentiamo o diciamo: ma io non posso adesso, devo andare a Messa, devo andare a sentire Messa. La Messa non si sente, si partecipa. E si partecipa in questa teofania, in questo mistero della presenza del Signore fra noi. E non è lo stesso, per esempio, del presepio vivente che facciamo nelle parrocchie a Natale o del Via Crucis che facciamo in Settimana Santa. No, non è lo stesso. Quella è una rappresentazione, questa è una commemorazione reale, cioè è una teofania. Dio si avvicina e è con noi, e noi partecipiamo del mistero della redenzione. Quante volte noi contiamo i minuti, ma ho appena mezz'ora, devo andare a Messa, è un po' di tempo per compiere. E quello non è l'atteggiamento proprio che ci chiede la liturgia. La liturgia è tempo di Dio e spazio di Dio. E noi dobbiamo metterci lì nel tempo di Dio, nello spazio di Dio, e non guardare l'orologio. La liturgia è proprio entrare nel mistero di Dio, lasciarsi portare al mistero e essere nel mistero. Per esempio, io sono sicuro che tutti voi venite qui per entrare nel mistero, però forse qualcuno dice: ah, io devo andare a Messa Santa Marta, perché nella gita turistica di Roma c'è andare a visitare il Papa Santa Marta tutte le mattine, è un posto turistico, no? No. Tutti voi venite qui, noi ci riuniamo qui per entrare nel mistero, e questa è la liturgia, è il tempo di Dio, è lo spazio di Dio, è la nube di Dio che ci involve a tutti.